Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris85 e questo qua è il video dei preferiti del mese, il mese di novembre. È finito, siamo entrati in dicembre e non mi sembra neanche tanto vero. Comunque sono contentissima perché dicembre è il mese in assoluto che io amo e dunque sono già contenta così. Novembre è stato un mese veramente tosto. Per quanto mi riguarda, io non so se altre persone hanno, ma è veramente stato duro il mese di novembre. Ci sono stati dei giorni che sono stati veramente pesanti, mi sentivo insicura su tutto. Poi per fortuna mi è tornata la mia solita autostima e il mio senso di star bene sempre con me stessa, che mi ha dato la forza di prendere delle decisioni. Che vi ho detto anche in una live, che veramente sono arrivata al punto di dire: no, basta, senti, scusami, a me questa situazione non mi piace. Che per me è difficilissimo perché sono una persona che dà sempre miliardi di possibilità. Però sono arrivata proprio a dire: scusami, no, veramente, io non ce la faccio più. Dunque, vedi te cosa vuoi fare, ma io di certo questa situazione non la porto avanti. Io me ne vado per la mia strada e torno a star bene. E così è stato, ragazzi. Infatti, dal giorno dopo, poi il giorno dopo sono andata a tagliarmi anche i capelli, dunque sono stata da Dio. Però andiamo avanti, sennò questo video diventa eterno. Allora, il momento della giornata che mi è piaciuto di più a novembre è la mattina, perché mi piace quel svegliarmi e vedere buio ancora, non so perché, ma vedere quel buio e piano piano che si schiarisce durante la mattinata. E dunque mi piace un sacco la mattina. Poi la canzone che mi è piaciuta di più nel periodo di novembre è stata quella di Tommaso Paradiso, Non avere paura. Mamma quanto l'ho cantata, ragazzi, non potevo neanche, cioè la continuavo a canticchiare anche mentre facevo lavori, mi è proprio piaciuta un sacco. Poi, come prodotto beauty, ve li faccio vedere le cosine che mi sono piaciute, un attimino. Allora, queste ve le avevo già detto, i guantini per le mani della Schimono mi sono piaciuti un sacco, sono quelli della Beauty Box di novembre, proprio morbidissime le mani, stupendo. Poi, come creme, infatti vedete che sono quasi terminate, allora, sto usando queste qua, sono quelle della Sien. Allora, al melograno per giorno, notte, contorno occhi. Quella da giorno l'ho quasi finita perché l'ho utilizzata di più, quella della notte meno. Il contorno occhi solo alla sera. Comunque buone, veramente buone. Sono quelle bio naturali, vedete? Ma proprio buone. Anche il profumo mi piace proprio perché sa di melograno e dolce, dunque a me piace. Poi, come avendo avuto tutti questi problemi, ho anche dormito pochissimo e dunque sono dovuta andare molto sul fondotinta e sul correttore, ragazze, perché avevo delle borse nere. C'è stato il video perché per una settimana non ho postato praticamente video e quando vi ho spiegato il perché, si vedeva, avevo qua tutto blu, tutto segnato perché proprio non avevo dormito niente. Sono stata 3 notti che praticamente avevo dormito mezz'ora per notte. Proprio veramente è stata dura prendere questa decisione perché avrei voluto che fosse diversa la situazione, ma non potevo più. Ormai ero arrivata a un punto che ero con le spalle al muro e dovevo per forza prendere una decisione, anche se non era quella che volevo io. Comunque, sì, cioè sì, poi dopo è diventata quella che volevo io. E questo correttore qua che è fantastico, è della Frida, è Eufrida, mi sembra, sì, mi sembra Eufrida che si dica. Buono. Poi il fondotinta, quello dell'Essentiel, che avevo preso quando vi ricordate in profumeria che ero andata, che c'era la giornata, buonissimo. Le goccine, questa è quella della Nuxe, sono stupende. Poi la mia terra, quella che vi ho detto, che avevo preso sempre a un altro, questa. Mamma ragazze, è stupenda perché mischiando tutti così i colori, perché io ne ho altre due di quelle della Stefi, ma questa è stupenda perché si mischiano veramente i colori insieme. Stupenda. Della Lancôme. E poi come crema per le mani che ho adorato è sempre quella della Caudalie, è buonissima ragazze, questa qua all'uva. Stupenda, infatti vedete, questa la tengo in cucina, se l'ho vicino al lavandino, quando ho finito di lavare i piatti io sempre mattina, prima di uscire, finito di lavare i piatti in casa,
Sempre, finito i lavori, crema, dopo pranzo, crema, prima di andare a dormire, crema, io la crema la metto sempre e questa la tengo in cucina, quando sarà finita sicuramente ne acquisterò un'altra. Poi, come abbigliamento, questo mese ha fatto da padrone il mio giaccone, questo qua è un giaccone un po' lungo, vedete, sono questi qua, me l'ha regalato una signora che lei non lo utilizzava più, che poi mi sono accorta che forse è un po' rovinato in determinate parti, però devo dargli ancora, gli provo a ridare una lavata e vedo com'è. Comunque mi è stato comodissimo per andare a lavoro, è veramente comodo perché poi pioveva tantissimo e con questo giaccone almeno la parte tutta sopra fino alle ginocchia la proteggevo, dunque mi è stato molto utile. Come scarpe, queste ormai sono proprio il top da andare a lavorare. Prima di tutto perché hanno questo carro armato e rialza e dunque non mi bagno i piedi come mi sbagnerei con un paio di scarpe normali. E dunque mi piacciono un sacco. Come cibo, nel mese di novembre hanno fatto da padroni proprio i mirtilli. Ne ho mangiati tantissimi e fanno d'un bene, ragazze. Dunque, se ve li consiglio, mirtilli veramente. Io li prendo sia al Carrefour, li ho trovati anche alla Lidl, al Penny, da tutte le parti, veramente. E il prezzo è quello: 2 euro, 2 euro qualcosa. Poi i biscotti, quelli che sembrano della Gran Cereali, però che sono del Carrefour, buonissimi, mi piacciono un sacco. Sono leggermente meno dolci rispetto al Gran Cereale, dunque mi piacciono un po' di più. Perché a me, anche se adoro la roba dolce, i biscotti troppo dolci mi danno la nausea, invece questi sono proprio buoni. Poi, top, ma proprio il top, che ne ho già mangiate, penso altre 2 confezioni, sono queste, ragazzi, che buone. Sono dei tortini con dentro zucca e carote. Ne ho mangiate praticamente 4 e 4. Che poi qua sarebbero 4 porzioni, dice. Dunque dovresti mangiarne solo 2, ma io già ne mangio 4, perché mangio solo quello, ma che buoni, ragazze, quelli. Poi mi sono fatta un'insalatina, buonissimi, proprio buoni, 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 buoni. Ve li consiglio, ma sono proprio buoni questi qua. Gli altri non li ho ancora presi, perché ho visto che c'è un altro tipo, lo prenderò. Se riesco oggi vado, li prendo, che me li mangio domani. Perché oggi c'ho ancora delle polpette e mi mangio le polpette con l'insalata. Stasera non lo so cosa farò, vediamo cosa trovo, vediamo cosa ho ancora nel frigorifero da terminare. E domani sicuramente mi prendo queste per pranzo quando torno dalla farmacia. Poi, cibo ve l'ho detto, bevanda, cioè tisana per intenderci, questa qua sono quelle alle erbe, gli infusi alle erbe della Biotrev, praticamente c'è dentro tutti i tipi di erbe, ma è proprio buona, 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 ti aiuta anche alla sera per digerire, buona, perché c'è dentro anche il finocchio, buona, veramente mi è piaciuta un sacco. Ne ho ancora pochissime bustine, poi l'ho finita. Poi, sempre questo poi, andiamo avanti. La canzone ve l'ho detta, il film. Allora, il film di questo che mi è piaciuto di più in questo mese. Allora, io e il Mati praticamente tutti i martedì ci guardiamo di solito un film. L'ho già detto, mi sembra. Di solito ci prendiamo una pizza. È una cosa che l'abbiamo sempre fatto una volta alla settimana di guardarci un film. Però adesso proprio è già da un po' che abbiamo deciso un giorno, l'abbiamo deciso insieme, abbiamo scelto il martedì. E praticamente noi al martedì ci ordiniamo la pizza. Poi qualche volta magari mi piacerebbe anche farla a me. Mi piacerebbe, anzi, se qualcuna di voi che è pratica, ha la ricetta del lievito madre, se me lo dà, me la scrive sotto, mi fa in modo di farmela avere, o se qualcuno conosce qualcuno che può darmi la ricetta del lievito madre, mi aiuterebbe perché io vorrei farlo, ma non con il lievito, quello che si compra, vorrei provare a fare io il lievito di ma lievito madre. Dunque, se qualcuno conosce la ricetta o ha qualche persona che la conosce, se me lo scrivete mi date una mano. Probabilmente adesso in tanti video ve lo chiederò perché magari questo pezzo uno lo salta, non lo sente, perché non tutti i video lo guardano, c'è tutto, insomma, certe volte uno magari salta un pezzettino perché magari si sta, cioè non gli interessa quel pezzo e passa oltre. E comunque niente, se avete la ricetta del lievito madre, scrivete sotto. Poi,
Il cinema, vi stavo dicendo, è stato Un cavaliere per Natale. Mamma, se mi è piaciuto sto film, ragazzi, a parte che il ragazzo era di una gentilezza che qualsiasi donna lo vorrebbe. È logico che se io guardo sempre questi film, immagino che gli uomini sono così, poi mi faccio una doccia fredda perché realizzo che l'uomo non è poi il principe azzurro che mi immagino sempre io. Ed è normale che la Cristina ha 44 anni e ha preso sempre solo un mazzo di fregature, perché io mi illudo di trovare il principe delle favole, ma non so, è possibile che ancora 44 anni non l'ho capita questa storia? Ah, oh, ragazzuoli belle. Vabbè, andiamo avanti. La serie di Netflix, perché io ho Netflix, ma abbiamo anche l'altro, quello di Amazon, perché ho Amazon Prime, e anche Gianfranco c'ha Team, abbiamo anche quello di Team, però io non mi trovo con gli altri due. Se qualcuno di voi ce l'ha, ditemi se c'è qualcosa in particolare che trovate carino da consigliarmi, sia uno che l'altro, su Team o su Amazon. E comunque quella che sto guardando in questo momento è Jane Virgin, praticamente è una storia di una ragazza che rimane incinta, anche se è vergine, perché facendo un pap test, invece di fare il pap test, gli fanno l'inseminazione e rimane incinta e porta avanti. Comunque c'è tutta questa storia con il suo ragazzo, il ragazzo nuovo, il papà che sarebbe il papà del bambino e tutte queste storie. Comunque è bellissima, perché poi è una storia che segue, ti interessano a vedere come va a finire. Poi il libro in assoluto, ragazze, proprio c'è del mese che c'ero praticamente, mi mancano, tanto per dirvi, guardate poche pagine, bellissimo, io lo adoro sto ragazzo, è Daniele Benedetti, è Daniele Di Benedetti, è bravissimo veramente, Amati per amare, dunque ragazze, veramente io ve lo straconsiglio, cioè a me proprio piace, ma io avevo già l'altro, che posso ridere qualcosa. Ah, aspettate che se lo vedo, perché ce l'ho qua sopra i miei libri. Aspettate, che guardo se lo trovo e ve lo dico. 2 secondi. Ricorda di sorridere, era l'altro. Mamma mia, non lo trovavo. Dicevo, dove è sparito il mio libro? Perché me lo ricordavo di un altro colore, devo essere sincera. Me lo ricordavo arancione, invece è azzurro. Vabbè. Comunque, ricordati di sorridere. Bellissimo anche lui. Poi, come detersivi, vi faccio vedere quelli che mi sono piaciuti in questo periodo, che sono sempre i soliti, poi perché allora questo qua è il Perlana, quello per gli odori, ormai lo sapete a memoria, e questo qua della Winnis, quello multiuso, che io uso o utilizzo da tutte le parti, non mi lascia aloni, mi piace proprio un sacco. L'unica pecca di questo deodorante, di questo coso, che non ha le cose per ricambiare. Quando l'hai finito devi ricomprarlo con la cosina sopra, però mi piace tantissimo. Poi, l'applicazione del cellulare. L'applicazione che sto utilizzando tantissimo in questo periodo è quella del Meteo. Il mese di novembre ho utilizzato tantissima quella del Meteo perché davano sempre neve, neve e io non vedevo l'ora di vedere se era vero. E dunque andavo sempre a controllare sto Meteo e poi pioveva, ha fatto un sacco di tempo a piovere. E dunque ero curiosa di vedere se smetteva e dunque andavo sempre a vedere questo Meteo. E dunque ho utilizzato molto quell'applicazione lì. Come profumo che proprio mi è piaciuto il mese di novembre è stato questo qua, quello della Tesori d'Oriente alla mirra, ma io lo prendevo già proprio quando sono usciti i Tesori d'Oriente, che costavano carissimi rispetto adesso, che proprio adesso li trovi a poco. Comunque c'era anche quello per la doccia, quello per il bagno e anche la crema corpo. Io poi non li ho presi più, però lavoravo in pizzeria, era nel 2002-2003 quando sono usciti i Tesori d'Oriente, questo me lo ricordo. Poi profumo casa, la candela, è il deodorante, questo qua, sandalo e jasmine, sapete che tanto io prendo sempre questi qua della Glade. Candela che è quasi finita, infatti adesso faccio l'ordine per quella natalizia del mese di dicembre, poca, pochissima, poi c'ho da finire ancora. Ho finito anche quella alla mela verde che avevo preso all'IKEA e adesso sto finendo quella alla vaniglia, sempre dell'IKEA. E poi mi manca da accendere, adesso poi l'accenderò da questo periodo, quella alla mela, quella che ho preso sempre all'IKEA, che mi aveva consigliato la Claudia Bilancina. Ah, poi voglio salutare anche che me l'ha chiesto. Cavolina.
ricordarmi i nomi, Maggiorano, ma no. Oh, Rosetta, se non sbaglio, Maggiorano. Spero di aver detto giusto, ma mi sembra che è Rosetta, Maggiorano. E la candela comunque è questa qua, che è quella allo zafferano. Guardate com'è conciata. Matteo non me l'ha mica bruciata, l'hai dato lì con l'accendino. È perché volevo vedere se riuscivo a tirar via l'etichetta. E dunque l'ha conciata così, guardate. Vabbè, tanto io le tolgo perché io i vasi li tengo tutti. Io non ho mai buttato via un vaso delle candele da quando abito qua della casa. Prima no, perché vorrei fare dei lavori sul vetro, però io dico sempre che voglio fare, ma poi le cose non riesco mai. Comunque sarebbe un progetto che vorrei fare e se riesco ve lo farò sicuramente vedere. Ah, una cosa che ho dimenticato nel cibo, ma che non mi va di perdermelo, è questo qua sulla pasta, buonissima, quella della Carrefour Bio, ragazzi, è veramente buona. Sembra proprio paragonata a quelle molto più costose, Boiello, l'altra, la Molisana e anche l'altra, veramente ragazze, io l'ho trovata buonissima, non scuoce, buona. Candela e per ultimo il fiore del mese, che è l'ultima cosa, la tengo sempre per ultima. Guardate che spettacolo! Adesso ne ha tantissimi. Mi dispiace che oggi che faccio il video ne ha su pochi fiori, perché ne ha uno e due che sta aprendo adesso. Però ha tantissimi boccioli, guardate quanti! Guardate che spettacolo! Qua c'è un fiorellino secco che andiamo a toglierlo. È proprio bella, ragazzi. Questa qua adesso ha 3 anni. È 3 anni che ce l'ho. D'estate le metto fuori ed inverno le tengo in casa. E ne ho tre, così rossa, bianca e l'altra è rosa. Io le amo proprio. Questa sarebbe quella sul rosso, che poi non è proprio rosso, però loro lo chiamano rosso. E io le adoro queste piante qua, ma io adoro tutte le piante. Vi faccio vedere anche l'altra, che è quella. Questa qui è proprio una di quelle sempre che ho fatto io. Questa, qua dentro avevo dentro dei fiori, poi mi erano morti e dunque l'ho utilizzata e ce l'ho sopra una mensola in cucina. È troppo, guardate che spettacolo. Hanno un brillante queste foglie, la vedi che sta proprio bene? La vedi che è una pianta che sta molto bene perché le foglie sono lucidissime nonostante io non le abbia. Che dire, pulite tutto, però la vedi che la pianta sta proprio bene. Io le amo piante. E basta, ragazze, con tutta questa sinfonia di Beethoven, come al solito, vi saluto anche con gli occhiali da dottoressa. Vi auguro una buona giornata. E voi, ditemi un po', cosa sono state le cose che avete preferito nel mese di novembre? Scrivetemelo sotto se vi va, così vedo anche voi cosa vi piace, no? Ciao!